Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora, volevo andare avanti subito con il libro Un Corso in Miracoli e precisamente con la lezione numero 99. Partiamo! La salvezza è la mia sola funzione qui. La salvezza e il perdono sono la stessa cosa. Implicano entrambi che qualcosa non ha funzionato, qualcosa da cui essere salvati, per cui essere perdonati. Qualcosa fuori posto che necessita di cambiamento correttivo, qualcosa di separato o diverso dalla volontà di Dio. Entrambi i termini implicano così una cosa impossibile ma che tuttavia si è verificato, risultando in uno stato di conflitto che si percepisce tra ciò che è e ciò che non potrà mai essere. Sia la verità che le illusioni ora sono uguali, poiché entrambi si sono verificate. L'impossibile diventa la cosa per cui hai bisogno di perdono e da cui ti devi salvare. La salvezza diventa ora la terra di confine tra la verità e l'illusione. Riflette la verità perché è il mezzo attraverso il quale puoi sfuggire alle illusioni, ma non è ancora la verità perché disfa ciò che non è mai stato fatto. Come potrà mai esserci un punto d'incontro dove terra e cielo possano essere riconciliati all'interno di una mente dove esistono entrambi? La mente che vede le illusioni le ritiene reali, esistono nel fatto che sono pensieri, tuttavia non sono reali, perché la mente che pensa questi pensieri è separata da Dio. Che cosa unisce mente e pensieri separati alla mente e al pensiero che sono una cosa sola per sempre? Quale piano potrebbe mantenere inviolata la verità e nello stesso tempo riconoscere la necessità che le illusioni producono e offrire dei mezzi attraverso i quali disfarle senza attacco e senza il minimo dolore? Quale potrebbe essere questo piano se non un pensiero di Dio per mezzo del quale si guarda al di là di ciò che non è mai stato fatto e vengono dimenticati i peccati che non sono mai stati reali? Lo Spirito Santo mantiene questo piano di Dio esattamente come è stato ricevuto da Lui nella mente di Dio e nella tua. È al di fuori del tempo per il fatto che la sua fonte è senza tempo, tuttavia opera nel tempo, data la tua credenza che il tempo sia reale. Imperturbabile, lo Spirito Santo guarda ciò che tu vedi: peccato, dolore, morte, angoscia, separazione e perdita. Però egli sa che una cosa sola deve ancora essere vera. Dio è sempre amore e questa non è la sua volontà. Questo è il pensiero che porta l'illusione alla verità e le vede come apparenze dietro alle quali c'è ciò che è immutabile e sicuro. Questo è il pensiero che salva e che perdona, perché non ripone fede in ciò che non è creato dalla sola fonte che conosce. Questo è il pensiero la cui funzione è di salvare assegnandoti la sua funzione come tua. La salvezza è la tua funzione, insieme a colui al quale è stato dato il piano. Ora questo piano viene affidato a te, insieme a lui. Egli ha una sola risposta alle apparenze. Indipendentemente dalla loro forma, dalla loro dimensione, dalla loro profondità o da qualsiasi attributo sembrino avere. La salvezza è la mia sola funzione qui. Dio è sempre amore e questa non è la sua volontà. Tu che dovrai ancora operare miracoli, assicurati di praticare bene l'idea di oggi. Cerca di percepire la forza contenuta in ciò che dici, perché la tua libertà si trova in queste parole. Tuo padre ti ama. Tutto questo mondo di dolore non è la sua volontà. Perdonati il pensiero che egli abbia voluto questo per te. Poi lascia entrare nelle parti oscure della tua mente chi ha pensato pensieri che non sono mai stati sua volontà. Il pensiero con cui egli ha sostituito tutti i tuoi errori. Questa parte appartiene a Dio, così come il resto. Non pensa ai suoi pensieri solitari, né li rende reali nascondendoli a lui. Lascia entrare la luce e non vedrai ostacoli a ciò che egli vuole per te. Apri i tuoi segreti alla sua luce gentile e guarda con quanto splendore questa luce continua a risplendere in te. Oggi pratica il suo pensiero e lascia che la sua luce cerchi e illumini tutti i punti oscuri e risplenda attraverso di essi per unirli al resto. È volontà di Dio che la tua mente sia una con la sua. È volontà di Dio che egli non abbia che un unico figlio.
e volontà di Dio che il suo unico figlio sia tu. Pensa a queste cose mentre fai pratica oggi ed inizia la lezione che apprenderemo oggi con questo insegnamento sulla via della verità. La salvezza è la mia sola funzione qui. La salvezza e il perdono non sono la stessa cosa. Amici, ripetiamo queste due frasi fondamentali. La salvezza è la mia sola funzione qui. La salvezza e il perdono sono la stessa cosa. Poi rivolgiti a colui che condivide la tua funzione qui e lascia che egli ti insegni ciò che hai bisogno di imparare per mettere da parte tutte le paure e conoscere il tuo sé come l'amore che non ha opposti in te. Perdona tutti i pensieri che vogliono opporsi alla verità sulla tua completezza, unità e pace. Non puoi perdere i doni che tuo padre ha dato. Non vuoi essere un altro sé. Non hai alcuna funzione che non sia di Dio. Perdonati quella che pensi di aver fatto. Il perdono e la salvezza sono la stessa cosa. Perdona ciò che hai fatto tu e sarai salvo. C'è un messaggio speciale oggi che ha il potere di eliminare per sempre dalla tua mente ogni forma di dubbio e di paura. Se sei tentato di credere che siano vere, ricorda che le apparenze non possono resistere alla verità che queste potenti parole contengono. La salvezza è la mia sola funzione qui. Dio è sempre amore e questa non è la sua volontà. La tua sola funzione ti dice che sei una cosa sola. Ricordatene tra una volta e l'altra in cui offri 5 minuti per condividerli con colui che condivide con te il piano di Dio. Rammenta te stesso. La salvezza è la mia sola funzione qui. Così poni il perdono nella tua mente e lasci che ogni paura venga dolcemente messa da parte, affinché l'amore possa trovare in te il suo giusto posto e mostrarti che tu sei il figlio di Dio. Bene amici, adesso rileggiamo la frase chiave di oggi. La salvezza è la mia sola funzione qui. Amici, se volete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati all'uscita di ogni nuovo video sul canale. E ricordatevi sempre che vi voglio bene e ci vediamo per la lezione numero 100. Ciao!